sono Giuliano Granato e sono un attivista di Potere al Popolo. Vengo da Napoli, sono venuto appositamente perché sono avuto del consiglio comunale straordinario e quindi sono venuto innanzitutto per dire grazie al sindaco Cilento e a tutta la comunità che sta resistendo in queste settimane, ma non soltanto in queste settimane, da tempo. Però sono venuto proprio per portare un'esperienza che è quella di un paese a nord di Napoli, si chiama Mignano, dove stiamo assistendo all'ennesimo sberleffo alla nostra gente. Perché noi nel 2011 tutti quanti, penso pure qua dentro, abbiamo votato in gran parte per l'acqua pubblica. A Mignano che stanno facendo? Stanno privatizzando l'acqua. Come lo stanno facendo e come lo stanno giustificando? Lo stanno giustificando dicendo noi non siamo in grado di gestire il servizio idrico da soli, mancano i funzionari, non ci permettono di gestirlo, quindi l'unica soluzione per garantire che l'acqua possa arrivare nelle case è quello di privatizzarlo e subentrare ad un consorzio. Qual è la questione che si chiama acquedotto SCPA, che è, diciamo, il capofila del comune di Orto Aiatella, tutta la parte, diciamo, del casertano di Trabuce molto malaffare, per non dire peggio di quello che ci sta, perché poi quando si dice risorsa, noi quando diciamo risorsa pensiamo che acqua significhi risorsa perché fonte di vita serve per lavarsi, serve per bere, altri no, lo considerano una risorsa solo dal punto di vista economico, consorzi e di diversi enti che gestiscono l'acqua in tutta la Campania, perché in fondo è un'unica grande storia. Io ho racconti di persone che lavorano su questi consorzi e per questo tra l'altro siete fortunati ad avere Cilento, ad avere amministratori che invece non ragionano in questi termini, perché molti sindaci, io lo dico purtroppo, invece fanno la questo, vanno a fare l'elemosina sopra questi consorzi per far assumere qualche parente e se ne fregano poi del resto del servizio. Cioè questo è uno dei problemi, allora dobbiamo dircele queste cose e questo è uno dei problemi che ci sta, diciamo, in questa terra. Per cui quando in Cilento si porta avanti una battaglia, io lo dico, io non la conoscevo, l'ho conosciuta negli ultimi mesi la battaglia che viene portata avanti qui. Quando si parla della questione del Cilento, non è soltanto il Cilento, non è soltanto l'acqua che manca qua, perché pure a Mignano manca l'acqua e si sta privatizzando, tra l'altro c'è il sospetto che facciano mancare l'acqua per poterla privatizzare, aprendo la strada alla privatizzazione. Però che cos'è che dice il sindaco che si ricandida ora alle elezioni là a Mignano? Dice, però voi dovete consumare meno acqua, quando vi lavate i denti, chiudete. È come se la colpa fosse nostra che manca l'acqua, cioè come se la colpa è sempre colpa nostra, cioè la deve sempre colpa dei cittadini che manca l'acqua, ma una volta che si assumessero invece una responsabilità che il sistema che abbiamo creato in piedi fa schifo, è fallimentare e dobbiamo cambiarlo. Per cui pure con i comitati, diciamo, un po' di tempo fa, parlando pure con Sardelli, parlando insomma. Si sta promuovendo anche un referendum che è abrogativo della legge regionale che aprirà le porte, che ha aperto le porte nel 2015 anche alla privatizzazione. Allora, da questo punto di vista, al di là diciamo, del sostegno al sindaco, alla mobilitazione che c'è qua, io credo che ci sia necessità di fare un ragionamento a livello regionale, perché è tutta la stessa storia, pure quando si parla delle sorgenti dei fiumi. La stessa cosa, si dice, ci sono delle captazioni che fanno sì che scende il livello del fiume, addirittura si mette a rischio la stessa portata delle acque del fiume. Per cui, però, chi è che fa queste captazioni? Dov'è? Non ricordo chi parlava prima di controlli, forse chi è? C'è una politica che non controlla tutto questo, che lascia i consorzi agire e lo lascia fare perché c'è un interesse politico. Un altro esempio, nella penisola fiorentina, ma non solo, molti alberghi dalle bollette dell'acqua risulta che hanno delle perdite enormi di acqua e uno si dice ma com'è possibile che c'è queste perdite? Chiaramente non pagano in bolletta le perdite. Quelle perdite non sono perdite, quelle perdite sono le piscine. Sono le piscine che gli fanno passare come perdite. E quando qualcuno si è azzardato a chiudere i rubinetti e a dire ora o paghi o basta, funziona purtroppo sempre allo stesso modo. I politici che vengono mandati a governare a tutti i livelli, molti di quelli che vengono mandati, arrivano al consorzio e dicono però senti, questo è un amico mio, riattaccagli l'acqua. E funziona così, allora fino a quando noi non agiamo sul consorzio, però non agiamo poi sulla classe politica che ci sta in questa regione, dai livelli che possiamo, io non so nemmeno se qui ci siano le comunali, insomma nei paesi limitrofi, sicuramente ci sono le regionali, insomma su tutti i livelli in cui è possibile cercare di
impedire che la classe dirigente che ha prodotto questo disastro continui a governare e continui a produrre il disastro. Questo è uno degli obiettivi, perché in realtà la nostra Campania è una regione che è ricca di acqua. A me fa impazzire quando dico non ci sta acqua, ma come non ci sta acqua? Ci sta, l'industria conserviera, tra l'altro mi consumano un sacco di acqua. Grande acquedotto del Mezzogiorno, il Sele. Cioè, e tra l'altro poi chiamo l'acqua alla Puglia, c'è tutta una serie di questioni che rimangono aperte. Ora non le ho fatte altre perché probabilmente le conoscete sicuramente meglio di me, però questa è una delle cose che si può fare, e non è soltanto con la questione del voto, è anche con la questione, perché uno poi si sottovaluta sempre, in realtà i comitati, l'attivazione individuale, l'attivazione collettiva, la partecipazione e il protagonismo popolare sono il vero argine al malaffare e alla mala politica di questo paese. Ed è questo per cui io, diciamo, chiudo di nuovo con il ringraziamento al sindaco, ma non solo al sindaco, perché credo che in questo caso sia, un emblema di fortuna, diciamo, di una comunità che si può riunire intorno all'istituzione, un'istituzione che si fa comunità e che lotta per l'acqua pubblica, ma lotta anche per un sistema che poi sia efficiente e che permetta alla gente di bere, di lavarsi e di utilizzare l'acqua come fonte di vita, come quello che è. Quindi grazie a qualsiasi cosa noi come comunità di Potere al Popolo possiamo fare per sostenere questa battaglia, noi siamo a disposizione, al di là delle carte scritte, dei comunicati, delle cose sui social, qualsiasi cosa teneteci in conto, che noi per quello che possiamo fare siamo ad assoluta disposizione, ma non perché si tratta di fare un piacere al Cilento, al sindaco Cilento, a San Mauro o ai paesi del circondario, ma perché questa è una questione, come dicevo qualcun altro prima, di fare del bene alla nostra terra, al nostro territorio e alla nostra Campania. E se riusciamo qua, come siccome in qualsiasi altro punto, se anche non si blocca il processo di privatizzazione, è una vittoria per tutti, così come se qui l'acqua finalmente torna a esserci nei rubinetti come dovrebbe essere, che è un diritto, noi stiamo parlando di altro, è una vittoria per tutti. E quando da altre parti diranno però non ci sta l'acqua, guarda che là non ci stava, ma l'hanno ottenuta, quindi noi la vogliamo, come è successo a San Mauro Cilento e in tutto il genere. Quindi la battaglia che si porta avanti qui, e chiudo su questo, è una battaglia che di tutta la regione, in realtà di tutto il paese, per cui ha un'importanza capitale, anche se a volte noi trattiamo le nostre aree, diciamo, che non sono quelle metropolitane, come se fossero delle periferie, come se fossero, diciamo, gli abitanti di queste zone fossero dei cittadini di serie B perché contano poco, invece no, è una battaglia che è fondamentale da un punto di vista non solo simbolico, ma da un punto di vista proprio fattivo. Quindi grazie mille per la comunicazione, grazie mille per il coraggio di questa stella.